Siamo qua di nuovo a protestare contro l'immobilismo della Regione Sicilia e contro il mancate applicazione di regole da parte di chi ci governa. Questa manifestazione regionale, tutti, nonostante ci sono delle figure nostre nazionali, siamo abbandonati, è un vero far west, non abbiamo legislazioni chiare che possano proteggere e tutelare i lavoratori, tutti gli uomini e donne della Polizia Penitenziaria sono allo sbando. Non abbiamo organizzato un'organizzazione che possa, tra l'altro, che possa aiutare, rendere meno pesante il lavoro dell'interno, e poi contro l'immobilismo del nostro provveditore che rappresenta il dirigente generale, cioè chi dovrebbe governare la Regione Sicilia, in particolare un'assenza totale di colloqui con il sindacato, e di conseguenza non abbiamo la possibilità di avere delle risposte chiare alle nostre lamentele. Un ennesimo sit-in in cui rivendichiamo sostanzialmente le stesse cose che rivendicavamo qualche tempo fa, perché purtroppo i problemi sono rimasti esattamente dove erano: organici, aggressioni, presenza di detenuti con problemi psichiatrici, questione che non si risolve, assenza di relazioni sindacali in molte carceri della Sicilia. Sono esattamente le stesse problematiche che ci trascinavamo qualche mese fa e che sono rimaste immutate. Per cui torniamo a chiedere con forza che questi problemi vengano affrontati e soprattutto risolti, perché, ripeto, non vogliamo trascinarceli ulteriormente e per sempre, diciamo. Davvero la situazione è diventata esplosiva. Questa situazione pandemica ha sostanzialmente sovraggiunto problemi a problemi, per cui ha reso ancora più complicato e ingestibile il lavoro dei poliziotti penitenziari. Per cui davvero in Sicilia, dove ci sono 23 strutture carcerarie e però c'è il personale che basterebbe solo per la metà, occorre affrontare con forza una volta per tutte queste situazioni e risolverle. Storicamente Lucciardone per l'antonomasia è il carcere. Abbiamo scelto questo luogo proprio come luogo simbolo della lotta alla mafia, e noi siamo qua in piazza CGL, CISL, UIL, SAP e OSAP proprio per reclamare una dignità che ci è stata tolta grazie a quest'opera denigratoria che sta accadendo in questi ultimi mesi, che ha delegittimato il lavoro della Polizia Penitenziaria. Noi oggi siamo qua anche per supportare una riunione che c'è a livello governativo con la ministra Cartabia. Credo che nell'agenda del governo ci devono essere i diritti del personale prima e a seguito poi di chi ha violato le leggi dello Stato. Quindi questa iniziativa che noi oggi abbiamo voluto tenere a Palermo è anche a seguito di questo incontro che stasera c'è. Però abbiamo anche problemi in Sicilia. In Sicilia mancano 1000 poliziotti penitenziari, in Sicilia mancano le relazioni sindacali, abbiamo un provveditore assente, abbiamo 23 istituti carcerari e 23 discipline organizzative che non tengono conto degli accordi regionali. In pratica c'è un far west nelle relazioni sindacali.